Grazie Donata Lenzi, ho messo anche lei molta carne al fuoco, immagino che nel secondo giro che andiamo a iniziare affrontiamo il tema dove portava anche con una visione un po' ottimistica della chiusa, ovviamente ha costruito una legge, spera che la legge non produca tutto quello che potrà produrre, ma io temo, abbiamo detto, già accennato, che ci sarà nell'applicazione, la realtà sarà più complicata. Sarà più complicata e ci saranno contenziosi che questo testo contempla in qualche modo, perché apre la porta a situazioni di questo tipo. Qui si innesca lo sforzo necessario, anche dal mio punto di vista, per far sì che questa legge non diventi peggio di quello che è. E c'è una tendenza da una parte dell'opinione pubblica a radicalizzare la lettura della legge, portando le estreme conseguenze. Io dico attenzione perché poi vanno a coincidere la spinta di quelli che vogliono farne già la legge sull'eutanasia e sul suicidio assistito con la spinta di quelli che avversano proprio questo esito. E alla fine si finisce per coincidere, come sempre gli estremi finiscono per toccarsi. È molto importante questa parte qui. Sulla parte dei contenziosi possibili, questa legge doveva porre rimedio al fatto che i giudici legiferassero de facto sulla materia così delicata, come se, importando magari pezzi di ordinamento dalle istanze sovranazionali o da altri paesi, no? Come succede anche su altre materie eticamente sensibili. Il rischio è che però dei giudici si torni, appunto, è un rischio concreto. Ripartiamo da qui. Io credo che Carlo Cardia urge la cosa. Poi cerchiamo e facciamo obiezione di coscienza insieme, se no non usciamo. Se riusciamo a stare su 10 minuti, 12 a testa, riusciamo a chiudere. Allora, chi comincia? Carlo, andiamo nell'ordine prima, via. Ma io, ecco, consentito il direttore, lo dico così banalmente, io pensavo di fare dei giri molto più rapidi, per cui ero stato estremamente parco nelle cose che ho detto, qualche cosa però in più, onestamente mi sentirei di dirla. Sì, ci sono degli aspetti positivi in questa legge. Donata sa, io ho votato l'articolo sulla pianificazione delle cure, perché ne sono convinto. E non lo rivoterei ancora, certamente. Ho votato anche, pur consapevole dei rischi, il discorso sull'uso che poi se ne sta già facendo, la parte che riguardava la sedazione profonda. L'articolo 2, sì. L'ho votata, la rivoterei da medico, pur consapevole che questa a qualcuno è venuta in testa anche per coprire le conseguenze della sofferenza legata all'abbandono delle cure. Faccio un esempio concreto, vicenda Englaro, per capirci, non solo qui c'è la possibilità di sospendere idratazione e nutrizione, ma c'è la possibilità di coprire la sofferenza che ne deriva attraverso la sedazione profonda. Però sono di per sé aspetti positivi che io avrei, ripeto, rivotato ancora. E però, sull'idratazione e sulla nutrizione, il fatto che si dica che sono comunque trattamenti sanitari, qui qualcuno in questa sala che io ho già ascoltato potrebbe smentirlo, padre di malati, nel senso che l'idratazione e la nutrizione del paziente in stato vegetativo non sono necessariamente su prescrizione medica e non sono necessariamente su prescrizione di presidi industriali. Anche se questo viene spesso fatto per comodità e per semplicità di cure. Quindi equiparare totalmente l'idratazione e la nutrizione ad un trattamento sanitario come tale rifiutabile significa rischiare di confondere il diritto alla rinuncia delle cure con il desiderio, diciamo, di accorciare la vita di una persona attraverso la sospensione, appunto, di presidi che non di per sé sono sanitari, ma che hanno bisogno, dei quali abbiamo bisogno ognuno di noi, sano o malato che siamo. E qui arriviamo al punto nodale. Perché questa legge serviva? Non serviva certo per il consenso informato. Consenso informato, nessuno più di noi, lo dico, io ormai ho 65 anni, ma se guardo indietro i miei studenti, i miei specializzanti che ne hanno 25-40 di anni, nessuno di loro si sognerebbe più di fare della medicina paternalistica. Non me lo sogno io, che sono già vecchio, ma non se lo sognano tanto meno i giovani.
La medicina paternalistica non esiste. Esiste una medicina che viene fatta certamente con il consenso del malato. Allora non c'era bisogno di questa legge per stabilire che le cose vanno fatte col consenso del malato, né c'era bisogno di questa legge per stabilire di una necessità di approfondimento della relazione di cura. Ripeto, l'unico aspetto positivo è proprio quello della pianificazione delle cure a questo riguardo. Ma faccio un esempio molto concreto sul fatto che questa relazione alla fine non ci sia donata. Le DAT, ne abbiamo discusso in aula e tu te lo ricordi, una delle cose che io contestai, che molti contestarono, non solo il sottoscritto, fu il fatto che venivano recuperate tutte quelle precedentemente acquisite. Ora sappiamo tutti, perché è stato diffuso ed è, diciamo, voce pubblica, come queste DAT siano state molte volte scaricate materialmente da internet, al di fuori di qualunque rapporto medico-paziente. Ora, come si fa a recuperare una cosa del genere e a dire che stiamo valorizzando la relazione di cura? Questo con la relazione di cura non c'entra niente, c'entra appunto con una formazione della propria autodeterminazione, peraltro anche disinformata eventualmente. E poi il discorso del il medico non è tenuto, cioè il paziente non può esigere, no? La seconda parte del comma 6, il paziente non può esigere, ma quella parte non ha nulla a che fare con obiezioni di coscienza. Quella parte ha a che fare con la pretesa di cose inesigibili che non sono quelle che la legge permette. Hai portato giustamente tu l'esempio di Stamina, che tutti avevamo sotto i nostri occhi. Ma comunque, qualunque trattamento eterodosso, il fatto però che qui il paziente possa rinunciare alle cure e che il medico sia tenuto ad assecondarlo e non possa esimersi dal farlo e che debba anzi poi prestargli tutta l'assistenza fino alla fine, in qualche modo accompagnandone l'esito inevitabilmente infausto, questo qui c'è scritto, salvo smentite. E ancora, io vi faccio due domande e termino. La prima, vabbè, sulle questioni di coscienza potrei pure fare una battuta, se mi è consentito. È vero che i precedenti interlocutori erano d'accordo, ma tu sai bene, perché era un tuo collega di partito, chi era che li ispirava. Nel momento in cui è cambiata, forse è venuto su un altro tipo di base anche, che si è espressa diversamente. Al di là della battuta, dicevo, ci sono due aspetti secondo me che meritano di essere assolutamente segnalati. Il primo è una domanda che io faccio a tutti voi e la faccio alla presenza qui di studiosi e di rappresentanti di associazioni familiari che si occupano proprio di stato vegetativo. Quello che è accaduto nella vicenda Englaro, che io continuo a ritenere una barbarie di questo paese e che ho vissuto in prima persona, e io rimango convinto che una barbarie, nonostante tutte le cittadinanze onorarie che possano essere state date al signor Englaro. Se noi oggi, con questa legge, Beppino Englaro e il dottor De Fanti, che conosco personalmente da una vita in quanto neurologo, si fossero trovati d'accordo nello stabilire che era venuto il momento di porre fine a quella vita, avrebbero potuto trovare qualunque tipo di ostacolo? No, perché se erano d'accordo non c'è giudice che teneva di fronte al fatto che un familiare avesse detto che per il bene di quel paziente, per il rispetto della sua salute psicofisica, che viene messa prima della sua vita, della sua salute psicofisica, era bene togliergli l'idratazione e la nutrizione. In assenza di una protesta del medico, non c'era giudice tutelare che fosse titolato ad intervenire. La seconda domanda che faccio, con tutto il rispetto dei magistrati, è che purtroppo le leggi in questo paese vengono sì fatte, ma poi si trovano sempre un magistrato che è disponibile ad interpretarle per via estensiva. E allora non è un caso che il magistrato che ha di fronte a sé all'esame adesso il caso Cappato si sia sì, come dire, puntellato anche con
dichiarazioni della Corte di Strasburgo, come quella che dice che esiste il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà. Questo è Strasburgo, non c'entra nulla con la legge di cui stiamo discutendo. Ma lo stesso magistrato abbia detto, ha scritto, anzi non ha detto, ha scritto nell'ordinanza con cui ha diciamo rinviato il caso per la parte riguardante l'aiuto alla Corte Costituzionale, su cui del tutto recentemente il governo si è costituito, diciamo, di fronte alla Corte, il magistrato ha scritto che la legge 219, quella di cui stiamo parlando, del 2017, ha introdotto il diritto al suicidio da rinuncia delle cure e sostegni vitali, legalizzandolo, dice lui, nei fatti, l'eutanasia indiretta omissiva. Ora, io mi auguro che la Corte, come dire, cassi, per così dire, questo tipo di ragionamento, di approccio, è chiaro. Ma se passasse, l'unica cosa che il giudice, che la Corte d'Assise di Milano dice, è chiaro che questo non configura il fatto che io posso richiedere un trattamento di tipo svizzero all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, questo è vero, ma che chiuderebbe se questo concetto passasse, giustificato per di più dal fondandosi sulla 217 appunto, 219, chi potrebbe evitare che in Italia si venissero a creare a quel punto delle organizzazioni per aiutare il paziente nello stesso spirito, cioè lo spirito appunto del suicidio assistito? Perché dicono i giudici milanesi? Perché di fatto, se tu mi dici che io posso decidere di morire sospendendo ogni trattamento, compreso l'idratazione e la nutrizione, di fatto tu stai dicendo che è permesso in questo Stato suicidarsi e che posso essere aiutato dal Servizio Sanitario Nazionale per quella tipologia di suicidio. L'altra tipologia non te la farà il Servizio Sanitario Nazionale, ma ti dico io poi eventualmente dove potrai andartene a fare. Molto incalzante questo giro. Gianluigi Gigli, Carlo Cardia. Vabbè, non è l'Apocalisse, siamo vicino. Però io volevo fare una battuta al giudice Anzani, perché ho avuto un sussulto quando ha raccontato la cosa del femore. Perché, caro giudice, io sto entrando nell'età del femore e ho una preoccupazione ulteriore. Poi siete a Bologna, una città bellissima, noi con il sindaco Raggi, io sotto casa ho delle voragini. Allora la mia il rischio continuo, meno male che ho un carattere sereno, una buona famiglia che già sa. E guardo dove metti i piedi. Tanto che vi posso dire che l'unica conseguenza psicologica che io ho avuto dopo aver studiato tutte queste cose, che conoscevo dal punto di vista giuridico, però studiarle più da vicino è diverso, è che io ho deciso che la sera faccio una preghierina in più, che una volta si usava, ed è quella: Signore mio, dammi una buona fine, perché per il resto insomma, va bene. Dunque, io volevo toccare due punti. Sulla questione della non responsabilità penale, onorevole, non siamo d'accordo. Lì c'è scritto che io non ho responsabilità penale, non c'è scritto così per rendere contento la persona, perché vuol dire che io potrei avere responsabilità penale. Attenzione. E d'altronde, se io tolgo l'alimentazione a uno stato vegetativo permanente, ma io non posso non avere una responsabilità, posso averla. E dico di più, la mia coscienza si ribella. E apro una parentesi: l'obiezione di coscienza è fatta contro, non contro una legge che proibisce una cosa, ma contro una legge che la rende lecita. L'obiezione di coscienza all'aborto è nato quando si è reso lecito l'aborto. Allora, è inutile dire, ma nella legge c'è scritto che ha uno stato di non obbligo. Lo stato di non obbligo, lo sappiamo tutti, riguarda quelle richieste specifiche, positive, perché il medico faccia morire una persona. Non è questo il caso. Quando io mi dicono, tu non sei responsabile, apparentemente io mi sento sgravato, ma se la mia coscienza mi dice di no, scatta lì l'obiezione di coscienza.
attenzione, se no non avrebbe senso. Allora il punto qual è? È che da un atto omissivo può scaturire un effetto del tutto negativo, con conseguenze letali, e qui la molteplicità dei casi fa aprire tante ipotesi, alcune apocalittiche, altre no, ma non si può dire che il problema non esiste. A questo punto io introduco l'argomento della giurisprudenza. Per carità, la giurisprudenza è inevitabile, c'è sempre stata, è anche giusto che ci sia. Io vi richiamo la vostra attenzione sulla giurisprudenza di Strasburgo, che ormai è diventata, lo sappiamo tutti, teoricamente non lo è una super corte costituzionale, di fatto lo è, perché poi gli stati sono condannati a risarcimento danni, se non se ne va, allora si adegua e via di seguito. Però la costruzione è chiaro. Bene, sì, ma in caso estremo proprio. Bene, voi lo sapete quale uso ha fatto la Corte di Strasburgo sul principio di non discriminazione. Quindi una conoscenza specifica ha un peso. Con il principio di non discriminazione si sono affermate delle tesi che prima la Corte di Strasburgo, lei stessa con gli stessi giudici, negava nel merito, perché diceva io devo fare il confronto con un'altra situazione. Io vi porto il caso molto concreto, non so se voi sapete che 15 anni fa o 14, posso sbagliare adesso, la Corte di Strasburgo disse no al matrimonio degli omosessuali, disse no. Perché il matrimonio spetta a due persone, uomo, donna, come poi è contenuto in tutte le carte internazionali dei diritti umani, che dovrebbero essere carte costituzionali. Dopo 5 anni, a un certo punto la Corte disse, no, attenzione, se io guardo la cosa non dal punto di vista della famiglia, ma dal punto di vista della vita privata, io ho diritto ad una unione anche omosessuale, perché se no sono discriminato. Attenzione alla sottigliezza, eh? Poi disse, io se ho riconosciuto l'esistenza di una coppia che ha una similitudine, poi si voleva l'uguaglianza, ma insomma in alcuni casi c'è stata similitudine con la coppia matrimoniale, a quel punto io non posso non fare attenzione a una discriminazione. Queste persone non possono avere figli. Naturalmente. E allora, attraverso la pratica dell'adozione, io devo riconoscere il suo diritto, perché altrimenti sarebbero discriminati nel non poter avere figli. Guardate che se ci pensate, qui c'è Lucifero proprio perfetto, un Lucifero laico, ma c'è Lucifero. Allora perché io ricordo, poi si va avanti, perché si è affermato il diritto dei minori a non conoscere i propri genitori, perché siccome gli omosessuali non possono avere figli, allora la cosa eterologa, si arriverà fra poco, ma ci siamo molto vicini, alla maternità surrogata. Tutto ci siamo vicini. Fino alla fine faremo la battaglia. No, ma si immagina se lo dice a me. Però, la realtà è questa. Allora, che cosa mi preoccupa? Io lo dico sempre nello spirito, onorevole, che ho cominciato all'inizio, io dico le parti critiche, ma condivido tutta la parte positiva della legge. Però attenzione, non dobbiamo ignorare gli aspetti critici, perché un giorno io quasi la vedo, la sentenza della Corte di Strasburgo che dice anche l'Italia ha aperto al rifiuto per non soffrire. Fate attenzione alle parole, eh? Aperto al rifiuto per non soffrire. Cioè, ma il rifiuto già ci sta? Sì, ma adesso ha fatto una legge, eccetera, eccetera. Bene, nel momento in cui si hanno 2, 3, 4 casi in cui si accetta l'eutanasia omissiva, che sono i casi di cui parlavamo prima, la Corte di Strasburgo dice anche l'Italia ha aperto a questa prospettiva. Guardate che in tanti paesi europei c'è l'eutanasia vera e propria. Io non parlo di domani mattina, però io ho paura che se noi non diciamo delle parole chiare, come volete voi, con le linee guida, con un ritocco, con delle sentenze importanti, eccetera, eccetera, un giorno la Corte possa arrivare ad accettare, per non discriminare altri, determinate pratiche eutanasiche vere e proprie, il suicidio viene dopo. Allora io non faccio un discorso terroristico, tutto al contrario, però l'esperienza del diritto
porta anche a conoscere questi aspetti critici. E l'ultima cosa, io vorrei riservare l'obiezione di coscienza. Io vorrei dire subito una cosa, anche perché ci sono importanti rappresentanti di istituzioni cattoliche qui. Guardate, anche qui bisogna essere equilibrati. Io ho letto delle dichiarazioni, forse erano sotto l'onda della legge, di persone anche autorevoli che hanno detto: noi faremo obiezione in tutti gli ospedali e le istituzioni cattoliche contro la legge sui DAT. Signori miei, non si può fare. Ce lo dobbiamo dire con chiarezza. La legge sui DAT non è la legge del comma 6 o di quello 14 dell'articolo, eccetera. La legge sui DAT è un complesso di disposizioni con molti aspetti positivi. Se si realizzeranno, si realizzeranno, se non si realizzeranno di meno, non lo so. Con molti aspetti positivi che chiede agli ospedali, alle cliniche, a chiunque, cattolico, laico, luterano, quello che volete, di organizzarsi per questa cura, relazione con il paziente, che non sto a ripetervi, che però è uno dei fini della legge. Attenzione a questo, eh? Allora, per carità di Dio, io ora ne parleremo anche con il segretario di Stato, già ne ho parlato io, per carità di Dio, che non venga in mente a nessuno di scrivere nelle istituzioni cattoliche: qui non si osserva la legge sui DAT. Non stiamo nell'Ottocento qua, eh? La legge sui DAT è una legge dello Stato. A me è capitato, il direttore l'ha appena accennato, nella mia lunga vita concordataria, perché è stata la vita concordataria, ho dovuto trattare concordato con la Chiesa, l'intesa con le altre confessioni, un'esperienza bellissima, però ho conosciuto anche delle mentalità, signori miei, un po' preoccupanti, insomma. Io non posso dire, una volta una persona, non faccio nomi, disse: noi questo non lo osserviamo perché l'ha detto la Corte dei Conti e la Chiesa non deve osservare quello che dice la Corte dei Conti. Ma stiamo scherzando, ma nemmeno nel 600 si faceva una cosa del genere. Perché nel 600 c'era il Cursus ad Principem. Guardate che c'è questo. E lo dico io che sono cattolicissimo e laicissimo. Vanno insieme le due cose, con assoluta serenità. Però non scegliamo questa strada. La legge sui dati è una legge dello Stato con tanti aspetti positivi. Invece il problema, ecco, io rispondo all'altro, dice: non c'è bisogno dell'obiezione di coscienza. Perché c'è scritto che il medico non ha uno stato di non obbligo, quindi no, non c'entra niente. Non è in quella norma di uno stato di non obbligo. Quello è evidente, no? Perché se uno chiede la pozione letale, a quello non siamo arrivati, quindi lo stato di non obbligo, no? E quando io dico che devo osservare, torniamo sempre all'elemento vulnerabile della legge, che io devo osservare le disposizioni del paziente e sono esonerato da, è lì che scatta l'obiezione di coscienza. Perché tu mi stai dicendo che posso fare una cosa, no? Che fino ad oggi sarebbe reato, ma non lo è più perché io sono esonerato. Ma io devo rispondere alla mia di coscienza. È il caso che faceva l'onorevole Gigli prima. Beh, ma se io devo togliere l'alimentazione e l'idratazione a una persona in stato vegetativo, ma come lo chiamiamo questo? Chiamatelo come volete. E io non ho diritto all'obiezione di coscienza. Ma grida, l'obiezione di coscienza grida in quel momento. Allora io da un lato mi sono un po' stupito, conoscendo la vita parlamentare e politica del nostro paese, che lì non ci sia stata una legge di coscienza semplice, e mettiamoci all'obiezione di coscienza, mettiamoci. Non è poi difficile, c'è per altre situazioni e via di seguito, no? Ma l'obiezione di coscienza è necessaria. Qui si apre un capitolo. Cardia, siamo in un tempo nel quale l'obiezione di coscienza è diventata una parolaccia. In questo momento evocare l'obiezione di coscienza significa sabotare la legge, quando la legge è magnifica e progressiva. Questa è la realtà. Capisco certi meccanismi politici, no, di questo frangente storico. Non è che li ho proprio capisco, no. È polemico un po', ovvio, quello che dico. No? Ma noi non vogliamo boicottare, infatti io sto parlando a favore. Scritto. Bastava. Perché in realtà nell'articolo 1 non è sulle date, il tema della legge. No, è il comma. Ma l'avrebbe scritto.
No, non è sulle DAT, è nell'articolo 1. Quando c'è scritto che il medico può rifiutare, deve rispondere, lì. Cosa avrebbe scritto? Però sono stati presentati tanti emendamenti, lo chiede a me. Secondo me mi sono portato quello presso. Bastava scrivere in ogni caso. No, può farsi valere un'obiezione di coscienza da parte del sanitario, ma se vuole viene quindi proprio 10. Lei obietta, chiama i carabinieri. Ma che stai scherzando? Allora, lo dica nemmeno questo. No, questo non doveva dirlo. L'obiezione di coscienza si fa in anticipo e si dice, noi non faremo quei comportamenti che possono portare alla morte del malato. Ma che scherziamo? Allora lì la struttura ha diritto di dire, guardate che noi abbiamo dei sanitari che fanno obiezione di coscienza. Aspetti, e mi faccio vedere. Io sostengo che lo può fare perché è un diritto costituzionale. Questa è una mia tesi che è minoritaria, perché automaticamente scatta. Beh, insomma, se non c'è scritto nel diritto è discutibile. Io mi stupisco perché una cosa che si dice era inutile non è stata fatta, non è stata messa per quell'anius. Io dico qualcosa di più. Si è voluto qui aprire una strada, guarda, diciamo con serenità, no? Io sono rimasto legato al fatto che la legge piano piano crea costume. Quando questa legge sarà aperta, speriamo di no, in maniera, oggi in un modo, domani in un altro, tutti aspettano che ci si adegui quasi serenamente, genericamente, a dire no, ma lui ha detto di no e non lo facciamo. È una mentalità, fate attenzione, l'obiezione di coscienza è pur sempre un campanello, è pur sempre un rifiuto che richiama anche l'altro, ma dice perché si rifiuta? Questo è un meccanismo psicologico sociale, ma l'obiezione di coscienza tutela l'individuo. Allora una preghiera, io insisto, c'è qualcuno che qui ha una certa importanza, che non vi venga in mente di dire noi facciamo l'obiezione di coscienza alla legge sui DAT. Fra l'altro avremo una conseguenza terrificante, che solo gli ospedali cattolici avrebbero l'obiezione di coscienza e quelli laici o quelli lì non cattolici, luterani eccetera, non ce l'avrebbero. Ragazzi, non scherziamo, l'obiezione di coscienza privilegiata per il cattolico è una cosa che non esiste più, Il primo caso che mi arriva utile io la faccio all'ospedale dello Stato. Bravo, ma capito, non fare che l'obiezione di coscienza valga solo per l'ospedale. È una mozione d'ordine perché il giudice Anzani deve ripartire al treno fra pochissimo e siccome è stato tirato in ballo su una questione la quale che gli sta molto a cuore, che affrontare. Su alcune cose sono proprio totalmente d'accordo con quello che ho sentito adesso, proprio su un piano di...